Questo che vedete è l'inizio del cancellone, la salita mitica di Montevecchia. Di solito il cancello è chiuso, ma oggi è aperto perché staranno facendo qualche manutenzione. Una salita lunga 1,6 km. All'inizio parte non dura, sentite che non ha niente di difficile, all'inizio questo lungo rettilineo. Comincia a impennarsi, oggi è bella asciutta. Ecco davanti la prima curva a destra. Questa è la seconda curva a sinistra. Il sole sta tramontando. Questo è il pezzo più impegnativo. Con maggiore pendenza.
Questa è la terza curva a sinistra, qua si impenna leggermente. Come vedete, un sasso sulla sinistra. Adesso la quarta curva a destra. Qua un leggero curvone a sinistra, molto lungo. Tra un po' la quinta curva a destra. Meglio prenderla alla larga. Ora le ultime due curve. La sesta a sinistra. Qua si impenna leggermente. Qua in fondo l'ultima curva. Ecco, in basso si vedono i tornanti della salita. Questa è l'ultima curva a destra, gli ultimi 50 metri, e si arriva in alto al cancellone. Ecco, qua finisce la salita del cancellone.
Questa è la panoramica, la strada che va a Montevecchia. Il sole sta tramontando. La macchina funziona ancora. Adesso cercherò di farla in discesa, ci ho messo quasi 8 minuti a farla, ma in discesa a meno di 2 minuti dovrei farcela, molto veloce. Attacco il casco, regolo le forcelle. E adesso mi butto. Molto veloce. Sono tornati stretti. Basta sganciare il piede e andare giù molto veloce, battagliando possibilmente le curve dove possibile. Ma non esagerare. Ammortizzata si può fare la tutta, non c'è problema. Basta non esagerare a toccare il freno anteriore. Qua c'è un leggero salto, oh! Qua ce n'è un altro, qui c'è un cagnolone. Ha tentato di aggredirmi, ma io sono più veloce di lui. Qui c'è un altro salto, qua un altro in curva. Questo è l'ultimo rettilineo, con qualche salto. Oh, oh, oh. Qua si va molto veloce. Sempre con salti. Qua siamo ormai arrivati alla fine. Stiamo viaggiando a 50 all'ora. L'ultimo salto e siamo arrivati. Poco più di un minuto, molto divertente. La telecamera funziona ancora. Questa è la mia bici, molto buona. Ora la fermo perché è una telecamera dei cinesi.